Con il direttore sportivo della Maceratese, Nicolò De Cesare, squadra al lavoro da qualche giorno. Avete costruito una squadra che è un po' un mix fra giocatori esperti e giovani. Ti chiedo, insomma, se siete soddisfatti della squadra allestita. Sì, ovviamente io che ti posso rispondere, sono soddisfatto. E abbiamo cercato di fare una squadra completa, un mix giusto tra giovani e grandi, e soprattutto un mix giusto tra le caratteristiche dei giocatori e anche dal punto di vista di risultati, curriculum, eccetera. Abbiamo cercato di fare una squadra con cui c'è chi ha vinto, c'è chi è retrocesso, c'è chi ha sempre sfiorato il salto, e c'è chi magari si aspettava di fare una carriera diversa e si ritrova magari in eccellenza, e quindi ho cercato di fare un mix giusto tra tutte queste componenti qui. Ecco, la squadra, come detto, è già al lavoro da qualche giorno. Come hai visto in questi appunto primi giorni i giocatori arrivati? Ma ovviamente è presto per fare tirare le prime somme, però diciamo che c'è a primo impatto, dai, un ambiente positivo, quindi quello che mi preme di più è cercare di costruire un ambiente in cui si lavori con serietà, con positività, e per far questo c'è bisogno di tutti, quindi dobbiamo essere tutti uniti, tifosi, città, squadra, staff e addetti ai lavori. Infatti, diciamo, sembra esserci, no, anche come è stato scritto, un'area nuova, è un po' quello che avete cercato di trasmettere sin dal primo momento. Ecco, ricollegandoci a quello che hai appena detto, sarà importante, no, che tutti quanti remino nella stessa direzione. Sì, quello è assolutamente fondamentale, soprattutto per quando riguarda una città come Macerata, questa società qui che viene da 2 anni abbastanza negativi, e quindi se non c'è unione di intenti, ma si è subito pronti magari, ecco, a dare i primi giudizi o a non vedere l'ora di infierire ancora, non si va da nessuna parte. Questo è un mezzo appello a tutte quelle persone che tengono a questa società, a questa piazza, ai tifosi, e bisogna rimanere tutti dalla stessa parte, dai, per forza di cose. Se vuoi raggiungere traguardi importanti devi fare per forza così. Mercato chiuso? Mercato chiuso 99% sì, ci siamo lasciati una piccola finestra, questo per quanto riguarda gli over, anche se non voglio fare distinzione tra over under, però diciamo per quanto riguarda, ecco, quelli un po' più grandicelli, ci siamo lasciati una finestra aperta da qui al 31 agosto per vedere se e dove intervenire, ma nulla vieta che magari rimaniamo pure così, però ecco, dipende quello poi che offre il mercato, se c'è qualche opportunità ma al massimo potremmo fare un innesto in più, ma non, poi finisce lì. Poi per quanto riguarda gli under invece il discorso è un po' più diverso, perché comunque sono categorie, sono annate che, insomma, che bisogna vederli in campo, perché qualcuno è anche la prima esperienza che fa con i grandi, vediamo come reagiscono, ci facciamo le idee un po' più chiare e poi vediamo. Grazie. Grazie a voi. Mister Possenzini, squadra al lavoro da qualche giorno, le chiedo, insomma, quali impressioni le hanno fatto i suoi nuovi giocatori? No, buona, dai. Abbiamo avuto la fortuna di poter scegliere da zero intera rosa, quindi è un aspetto su cui abbiamo battuto tanto anche con i giocatori stessi nei primi giorni, quindi non sempre capita a questi livelli di potersi scegliere un'intera rosa, quindi sia a partire dai vecchi ma anche fino ad arrivare ai 2007, quindi ogni ragazzo che sta qua è perché è stato scelto da qualcuno, abbiamo condiviso tutte le scelte, quindi questo deve essere un'arma a nostro favore, quindi dai, sono contento, oggi sono aggregati anche gli ultimi due, quindi adesso dobbiamo soltanto lavorare. Ecco, mi ha in qualche modo anticipato la domanda, perché volevo chiederti, lo scorso anno sei subentrato a stagione in corso a Tolentino, quest'anno invece hai avuto la possibilità, no, di anche avanzare richieste, insomma di partecipare alla costruzione della squadra, questo per un allenatore immagino sia molto importante. Sì, sì, ma poi l'anno scorso ho avuto la fortuna poi di comunque di allenare una squadra forte formata da
da ragazzi, soprattutto da persone giuste, da giocatori forti, quindi scorso anno sono stato fortunato. Quest'anno dai, abbiamo avuto, come ripeto, la fortuna di poterli scegliere, quindi piano piano ci aggiusteremo. E adesso serve per conoscerci, per conoscersi soprattutto tra di loro, perché alla fine poi giocano loro, quindi è la parte importante. Però dai, abbiamo costruito una squadra sicuramente composta da persone per bene, da giocatori forti, e quindi questa è la cosa che conta di più. Ecco, giustamente adesso si corre, si suda, però anche tanta palla durante gli allenamenti ha iniziato, no, a trasmettere un po' quelli che sono i tuoi principi. Beh, secondo me si gioca con pallone, quindi l'obiettivo è quello di dar fiducia ai ragazzi, perché se l'obiettivo è fare un campionato protagonista, non credo che si possa essere protagonisti non avendo il pallone, quindi sicuramente troveremo squadre pronte ad aspettarci, pronte ad aggredirci, qualsiasi sia, diciamo, la tattica avversaria. Dobbiamo avere la nostra identità, la nostra idea, e come ho detto sin dall'inizio, di crearci proprio uno stile riconoscibile che venga anche riconosciuto dagli altri, anche da chi ci segue, perché poi la cosa principale, penso, qua è quella di creare entusiasmo, di portarci dietro tante persone che penso che possano essere quello che ci differenzia con gli altri.